abbiamo portato adesso delle case history, grazie Gianni, proprio concrete per vedere che cosa esattamente a macchia di leopardo si sta facendo nelle città, proprio di concreto, in maniera tale che non perdiamo la speranza, ma diciamo anche ai nostri interlocutori che molto in Italia si sta facendo. L'abbiamo visto anche nella vostra bellissima conferenza sulle Smart City, di cui molto si è parlato in Italia, con tantissimi sindaci a confronto che hanno raccontato le loro piccole best practice. Ce ne sono, si tratterebbe di metterle a sistema, di replicarle su base nazionale. Io vorrei cominciare magari prima dal progetto simbolo italiano che è Genova, perché Genova ha vinto i fondi europei del primo bando sulle Smart City. Sono una trentina di, a quanto, 9 milioni di euro se non ricordo male. 6 più 6 di cofinanziamento. 6 milioni di euro più 6 di cofinanziamento. 12 in totale. Ecco, per fare un grande progetto di città. Quindi cosa diceva il progetto iniziale e soprattutto che cosa state realizzando. Quindi do subito la parola a Paola Girdinio, che è presidente del Comitato Scientifico di Genova Smart City. L'idea che ha avuto Genova è una nuova idea di governance sul tema Smart City, e cioè quello di mettere a sistema, come giustamente si diceva prima, diverse realtà. È assolutamente fondamentale, quando si parla di innovazione, mettere a sistema realtà diverse. Il comune da solo, che è fondamentale per realizzare Smart City, se non c'è il progetto comune, non c'è il progetto città, non si può realizzare il progetto Smart City. Ha bisogno delle aziende, ma ha bisogno di chi fa ricerca. E per cui l'idea che è venuta al precedente vice sindaco, che è stato proprio il creatore, l'avvocato Pissarello, di questa iniziativa, è di formare un'associazione che mettesse insieme università, CNR, aziende, comune, adesso è entrato l'Istituto Italiano di Tecnologia, la regione vorrebbe parlare di Smart Region in Liguria, cioè allargare questo discorso alla communities, anche perché la Liguria fa 1,5 milioni di abitanti e non ha senso andare a fare una Smart City per ogni provincia. E mettendo insieme queste forze abbiamo appunto partecipato, a partire da una cosa molto importante, che è il SEAP, che è il documento realizzato ai fini, diciamo, della partecipazione al cosiddetto patto dei sindaci europei, che definisce quello che deve essere la pianificazione energetica territoriale, in sintesi, così come prevede il patto dei sindaci. Genova l'ha fatto secondo normativa europea e ha scelto, e di lì si sono delineate una serie di progetti, perché se tu mi dici che al 2020 io devo ridurre del 20% l'anidride carbonica per fare determinate cose, devo capire come farle. Sono state scritte delle idee, mi fa piacere dire, perché è merito della nostra Agenzia Regionale dell'Energia, che ha vinto Genova il premio internazionale, proprio a Firenze gli è stato consegnato il premio internazionale per il miglior SEAP realizzato in Europa, e a partire da questa progettazione sono nati tre progetti, che abbiamo, ovviamente europei, abbiamo partecipato con altre città europee, e tutti e tre hanno vinto, due sono arrivati primi e uno è arrivato secondo. Di questi progetti europei che stiamo realizzando. Non solo, però, noi abbiamo formato un comitato scientifico che analizzasse una serie di proposte sulla città, abbiamo scelto una società di ingegneria che facesse da project manager per individuare insieme al comune qual era un progetto di pianificazione territoriale. Abbiamo in cantiere l'idea di 29 progetti per la città, molto interconnessi tra di loro, che vanno dall'efficientamento degli edifici alla mobilità sostenibile, e non dimentichiamo che noi siamo una città portuale e per cui il porto è una città nella città, con tutti i problemi di movimentazione merci, tutto quello che potete pensare, in cui il telecontrollo sicuramente la fa da sovrana, perché questa tematica poi è la sensoristica. Non ultimo, siamo una città a cui piacciono tanto le alluvioni, ahim noi, e di conseguenza stiamo, SelexS per esempio ha messo a disposizione del Comune di Genova un sistema di controllo, di gestione a distanza da parte dell'amministrazione comunale, che è un sistema di controllo su tutte le tematiche, dal traffico, lo sta testando con tre città, per Genova ha scelto proprio la gestione della previsione atmosferica ai fini di prevedere le zone che devo evacuare, ad esempio. Per cui un insieme di tematiche a cui abbiamo aggiunto
Io non penso che una città intelligente debba solo ridurre la produzione di anidride carbonica, ma debba migliorare prima di tutto la qualità della vita dei cittadini. E di conseguenza abbiamo pensato anche a un discorso medico-sanitario per la medicina a distanza, cioè aiutare il più debole, aiutare chi, noi purtroppo siamo una città anche vecchia, per cui un problema che si sente in maniera significativa, e non ultimo il cultural heritage, che è una cosa, di nuovo, la cultura, la tecnologia che aiuta a rendere più intelligente il far conoscere un'opera d'arte, il fare un turismo più intelligente, che di nuovo è comunque interconnesso con il trasporto intelligente e con tante altre cose. L'insieme di questi progetti, con una fatica pazzesca, perché sembra tutto facile quando lo racconti, ma scardinare, poi lo dico perché è così, quella che è l'abitudine dell'amministrazione comunale a gestire i processi non è facile, perché non si parla l'assessorato A con l'assessorato B, e per fare le cose in questo modo bisogna fare dei tavoli comuni. Siamo riusciti con una fatica incredibile 10 giorni fa a mettere intorno a un tavolo tutti gli assessori e a proporre questi progetti in maniera condivisa. Ne stanno partendo 3 importanti nuovi. Uno riguarda proprio il cultural heritage, lo chiamiamo il museo dei musei, che prevede una gestione della descrizione museale della città molto narrativa, che non vi sto a descrivere, ma molto bella, che vede anche la sicurezza col telecontrollo all'interno del bene pubblico, no? del museo, e l'efficientamento di 2 edifici importanti, quale l'edificio comunale, da parte dello studio l'ha fatto Siemens in questo caso, e dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che sta rivedendo tutto l'efficientamento del suo edificio, dove ci sta aiutando delle ESCO. Per cui questi piano piano, no, stanno diventando progetti che si stanno allargando nella città. Abbiamo organizzato un convegno molto importante sulla sicurezza delle infrastrutture critiche, perché altro tema indubbiamente che rende smart una community è quello della sicurezza, non vista solo come sicurezza, lasciatemi dire tra virgolette, militare, ma come sicurezza dell'infrastruttura, dalla strada all'autostrada, dal porto all'aeroporto, l'ambiente che è un'infrastruttura critica, perciò gestione dei rifiuti e quant'altro. Abbiamo fatto un convegno internazionale proprio a Genova, a cui hanno partecipato 200 relatori, tra relatori e espositori 500 persone. Per cui, mettendo insieme tutte queste cose a sistema, si spera di allargarlo alla regione, di allargarlo all'Italia. Ho conosciuto qua persone che sembra abbiano voglia di far sistema, e sarebbe bene parlare di Smart Italy più che di Smart City. Grazie. Abbiamo bisogno di una Smart Italy e di mettere in pratica anche il progetto dell'agenda digitale, mettendo a fattor comune queste esperienze. Io so che avete anche vinto, siete stati selezionati come Genova in 7 progetti del MIUR, quindi sì. Dovete lavorare anche con altre città? Sì, questo è un lavoro molto bello che speriamo vada avanti, perché dovevano già essere finanziati a dicembre dell'anno scorso. Ma abbiamo in questo caso fatto sistema per certi progetti con Torino e Milano, per altri progetti uno con Bologna e un altro con Padova, alcuni con Firenze, che spaziano dalla telemedicina alle problematiche del trasporto intelligente e alla cultura di nuovo. Quindi è un contenitore da riempire di contenuti, Genova Smart City, e avete vinto anche questo importante riconoscimento europeo. Non solo dei fondi, ma anche proprio del migliore piano energetico cittadino, no? Sì, quindi questo adesso, è merito dell'ARE. Adesso dovete proprio lavorare sulla delivery, direi, no? E poi mi diceva che a Genova sono stati appena cambiati tutti i semafori, messi quelli a LED, sì. E quindi la città ha ottenuto anche 750.000 euro in certificati 700.000 bianchi. 700.000 euro in certificati bianchi, cioè il comune ha fatto questo progetto, ha reso tutta la nostra sistema semaforico è a LED, non è più con le luci attuali, diciamo vecchie. E quando si fanno queste operazioni si ottengono certificati bianchi, ne ha ottenuti per 700.000 euro, che ora investirà per l'efficientamento dell'edificio comunale, dove spera di prendere però altri certificati bianchi, perché chiaramente quindi è un sistema virtuoso. Questo va detto secondo me ai vostri clienti della pubblica amministrazione: sembra che si spendano i soldi, no? In realtà i soldi in parte in teoria dovrebbero arrivare dal pubblico, in teoria poi dovrebbero arrivare dall'Unione Europea, poi comunque li riottieni in certificati bianchi. Se si riesce ad attivare una spirale, un circolo virtuoso,
alla fine anche come risparmio in bolletta energetica, certo, è comunque un gioco win-win. Se posso dare un dato velocissimo, l'efficientamento dell'edificio comunale, l'edificio ha un consumo significativo, significa nel momento in cui viene efficientato l'edificio si risparmia il 50% in energia. Il ritorno di quello che si spende torna in 4 anni, in più ci sono i certificati bianchi e poi dopo i 4 anni che c'è il ritorno c'è comunque sempre una spesa dimezzata e di conseguenza è chiaro che il ritorno è significativo. Il ritorno è significativo, questo va spiegato, questa è la cultura che dobbiamo fare nel paese, non tutto è bloccato, dobbiamo sbloccare innanzitutto il cervello prima che i fondi. Sbloccare il cervello, poi sbloccare i fondi e poi far partire lo sviluppo del paese. Una battuta. Forse bisogna fare Smart Italians first of all. Infatti questo è stato detto, grazie. È vero. Passiamo al caso di Catania adesso. Il progetto Catania è più contenuto, non è un piano Smart City globale, però è stato realizzato senza che il comune abbia speso niente, credo. Qui ce ne parla Philips attraverso Viola Ferrario, direttore marketing di Philips Lighting. Sì. Cosa avete fatto a Catania? Allora, buongiorno, anzi buonasera direi. Oggi io chiaramente non sono a raccontarvi che cosa fa Philips perché non è chiaramente l'obiettivo della serata. Io come mi chiamo? Viola Ferrario. È scritto. E quindi non vi racconto sicuramente che cosa fa Philips, penso che molti di voi lo sappiate, cercherò di darvi un po' di dettagli di quello che è il progetto che è stato fatto da noi e insieme a Gemmo per Catania, ma cercherò anche di farvi capire qual è il ruolo comunque che la luce gioca in un progetto di Smart City e in una logica di Smart City. E in questa logica cercherò di darvi una chiave di lettura del progetto Catania da due parti. Da una parte, riprendendo anche quello che è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, che esistono dei modelli oggi fattibili che permettono ai comuni di innovare anche in un momento in cui i soldi per innovare, per fare investimenti per l'innovazione non ci sono, e dall'altra come poi Smart City debba essere anche un qualche cosa che concretamente il cittadino deve vedere, quindi un qualche cosa che poi si concretizza nell'esperienza di tutti i giorni per il cittadino della città, altrimenti Smart City rimane un bellissimo concetto, probabilmente un sogno, tutti noi vorremmo vivere, vedere la propria città in cui viviamo come la Smart City con i servizi più sexy sulla faccia della terra, però poi da qualche parte bisogna partire. Riprendo anche quello che diceva prima Dominici, le città e la popolazione nella città si sta spostando sempre più. Ci sono studi che dicono che nel 2050 il 50% della popolazione mondiale vivrà all'interno delle città ed è questa una delle ragioni per cui bisogna pensare a le città come un nucleo e come un qualche cosa da gestire in maniera più efficiente e permettere anche che le città siano sempre più vivibili, altrimenti ci si ritroverà ad essere tutti stipati in città dove si vive veramente male. Ora, partiamo dal primo punto, quindi dal modello e il fatto che la Smart City abbia dei modelli che sono fattibili. Catania, dicevo, è un progetto che nasce ed è stato fatto da noi come Philips insieme a Gemmo sfruttando la gara Consip. Voi sapete che gara Consip ha diviso sostanzialmente la maggior parte delle regioni italiane e ha dato l'erogazione dell'energia elettrica a 3 principali ESCO. Noi appunto su Catania abbiamo lavorato con Gemmo che in particolare si è aggiudicata le regioni Sicilia e Sardegna. Gara Consip che cosa prevede? Prevede che il comune paghi alla ESCO un fee fisso mensile per l'erogazione dell'energia, per acquistare l'energia dalla ESCO. All'interno di Gara Consip però un altro dei requisiti era che oltre ad avere fissato la cifra, quindi il fee mensile che il comune deve pagare per l'erogazione, per l'acquisto dell'energia elettrica, ci fosse anche una spinta all'innovazione. Ecco che allora insieme a Gemmo abbiamo sostanzialmente dei 37.000 punti luce, adesso vi dico dei numeri più o meno a grandi linee, 37.000 punti luce a Catania, 20.000 punti luce li abbiamo sostituiti con punti luce LED, quindi da illuminazione tradizionale tendenzialmente a sodio abbiamo sostituito più di 20.000 punti luce con tecnologia LED, permettendo quindi di
autofinanziare l'investimento e l'innovazione, perché la tecnologia LED ha permesso più o meno un risparmio totale nel consumo di energia del 40% alla città di Catania, e quindi quel 40% risparmiato ha permesso l'investimento nella nuova tecnologia. Questo per dirvi che, ripeto, è fattibile, nel senso, nel momento in cui andiamo a risparmiare su dei costi, quel risparmio può essere reinvestito per fare innovazione. Quindi modello fattibile, ma poi che cosa il cittadino ha come valore aggiunto e come vantaggio da questa innovazione portata nella città? Allora, se vogliamo rimanere ad una logica di analisi solo della tecnologia LED, sicuramente il cittadino di Catania si ritrova con una città che ha la possibilità di aumentare la sicurezza notturna, perché comunque sia la luce LED permette una diciamo brillantezza della luce, una capacità di vedere i colori, un'immediatezza anche nella reazione umana quando si vive e per esempio si guida al buio, che è molto superiore rispetto a quello che è la luce tradizionale con la tecnologia tradizionale. Quindi sicuramente si è stato solo il fatto di cambiare da luce tradizionale a LED, si è portato un valore aggiunto e comunque un beneficio all'utente finale, che poi è il cittadino. Ma se poi a questo andiamo ad aggiungere il fatto che tutti i punti luce sono telecontrollati con un sistema di telecontrollo punto punto, ci si rende conto quanto si riesce ad aggiungere di valore aggiunto al cittadino. Perché innanzitutto il telecontrollo, il fatto che tutti i punti luce siano telecontrollati, permette di far sì che la luce stradale, quindi la luce e i pali stradali, non si accendano banalmente ad una data ora, per esempio, ma si adattino a quello che è il ciclo del sole reale. Quindi una città come Catania, che probabilmente ha luce per più tempo durante il giorno, avrà la possibilità di tenere la luce accesa molto di meno rispetto ad altre città, ma anche perché ha comunque un apporto della luce solare che è superiore rispetto ad altre città. C'è possibilità anche di gestire la luce. Calcolate che prima del LED, della tecnologia LED e dell'utilizzo dei sistemi di controllo per la luce era una cosa statica, non era una cosa dinamica, era la classica cosa analogica, per cui o si accendeva o si spegneva, non c'era la possibilità di fare nient'altro. Oggi invece, per esempio a Catania, c'è la possibilità di regolare anche il flusso luminoso e la luce, per esempio se andiamo a identificare punti di interesse della città, piuttosto che aree in cui c'è maggior traffico, piuttosto che pensare anche di regolare durante la notte l'erogazione e il livello luminoso di quello che è la luce stradale in base appunto a strade a più alto scorrimento, strade a minor scorrimento. E il fatto che comunque sia tutto telecontrollato e quindi si abbia la possibilità di andare a vedere, avere la visibilità di 20.000 punti luce da un unico punto, calcolate che prima per capire se un palo della luce o un'armatura stradale non funzionava, c'era bisogno di qualcuno col camioncino che andasse in giro o qualche bravo cittadino che prendesse il telefono e chiamasse e dicesse: nella mia via tre lampioni non funzionano. Con invece un sistema di luce telecontrollata si ha la possibilità di avere un unico punto da cui si riescono a controllare tutti i punti luce, si riescono a vedere per esempio picchi di maggior consumo d'energia, in modo da vedere quelle che possono essere inefficienze nel funzionamento della rete della luce, piuttosto che pensare a gestire la manutenzione in una maniera programmata e proattiva. Calcolate che il costo per manutenzione che i comuni devono sostenere per la manutenzione dell'illuminazione stradale è spaventosa, il palo della luce è alto, per andare a cambiare un'armatura stradale, magari una sola, la spesa è incredibile, perché bisogna riuscire ad arrivarci all'armatura stradale che non funziona. Quindi il fatto di poter avere tutto controllato da un unico punto e anche il fatto di poter a quel punto porre e fare delle modifiche sull'impianto di illuminazione da remoto, da un unico punto, permette sicuramente ai comuni di avere dei risparmi considerevoli per quanto riguarda anche, come dicevo, la manutenzione. Quindi
Oggi io vi ho portato l'esempio di Catania perché è un esempio comunque emblematico di una città che probabilmente è una città che tra l'altro per un po' di tempo è passato tra virgolette come importanza sui giornali per l'indebitamento che aveva, non certo perché è uno dei comuni italiani più diciamo gestiti o comunque migliori per la gestione economica. Quindi anche in una realtà che tendenzialmente è molto indebitata esistono dei modelli che permettono di fare innovazione, portando servizio al cittadino. E oggi io vi ho parlato di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale nel particolare, però mi riaggancio anche a quello che è stato l'intervento che mi ha preceduto: luce. Il ruolo della luce nelle smart city, la possibilità di controllare la luce, si ha anche per quanto riguarda tutti quelli che sono i progetti di efficientamento palazzi pubblici, delle scuole, tutto quello che noi chiamiamo indoor, quindi non solo la luce all'esterno, ma anche la luce che viene usata all'interno può essere ottimizzata, può essere controllata, può portare dei grossissimi risparmi e anche a quel tipo di illuminazione si può portare e si può adottare il modello ESCO che ho provato a spiegarvi e a presentarvi adesso. Ecco, spieghiamo esattamente che cosa è successo poi a un certo punto, perché Gemmo è una ESCO veneta, quindi ha vinto il bando Consip, poteva operare in Sicilia. Cosa ha fatto? Ha scelto voi come partner o ha fatto un bando? No. Eravate già partner prima? No, diciamo che ci siamo, noi li abbiamo avvicinati, quindi diciamo come realtà aziendale ci siamo resi conto del potenziale del progetto e del modello che poteva essere portato e messo in campo, quindi siamo stati noi proattivi ad affiancare e a proporci a Gemmo come il partner tecnologico per andare a creare questo modello che adesso stiamo replicando su altre realtà, anche indoor, ma comunque secondo me ti ringrazio diciamo dello stimolo perché siamo riusciti probabilmente come industria a capire qual era il potenziale e a cercare di sfruttarlo e portarlo sul sistema paese per portare innovazione. Ma Catania com'è stata scelta? Catania è stata scelta perché era fondamentalmente una realtà con cui Gemmo stava lavorando e nel momento in cui questi progetti, calcolate che partono sempre anche da una sorta di audit energetico, da un assessment iniziale, quindi la città di Catania era sicuramente una di quelle città che aveva un gran bisogno di innovazione, aveva un gran bisogno di portare qualche cosa di nuovo e quindi partendo da quello che è l'ESIS, a quel punto si può fare in modo di portare il progetto, metterlo a compimento e a quel punto calcolare e misurare seriamente il risultato del progetto. Quindi a un certo punto il Comune di Catania non ha erogato niente. Il Comune di Catania paga a Gemmo il fee mensile per l'acquisto dell'energia elettrica, ma dal punto di vista più o meno l'ammontare che spendeva prima in bolletta. Assolutamente, quello prima, solo che all'interno di quell'ammontare si ritrova anche 20.000 pali della luce assolutamente nuovi, innovativi, con un progetto telecontrollato che prima chiaramente poi non c'è aveva. Una data room lì con tutti i monitor e persone di Gemmo, cioè venete, sono che lì a gestire la luce di Catania insieme a persone chiaramente di Catania del comune. E poi a un certo punto il servizio tra 4-5 anni però è comunque un valore che rimane a Catania e resta è un valore che rimane a Catania ed è un progetto comunque che rimarrà a Catania, dove il comune di Catania avrà anche la possibilità di riqualificare anche delle figure professionali all'interno del proprio parco dipendenti. Bene, quindi si può fare, ecco, e si può replicare. Grazie. E allora adesso Nicoletta Gozzo e Riccardo Gargioni, che sono alleati, adesso ci spiegheranno questa alleanza tra Enea e Assil. Ma innanzitutto, che cosa fa l'Enea sul fronte dell'efficienza energetica riferita alle smart community e da che cosa siete partiti e che tipo di protocolli avete creato per i comuni e per gli enti? Prego. Buon pomeriggio a tutti, io non vi parlerò di una tecnologia di telecontrollo o di tecnologia in generale, ma vi parlo di un progetto che è il progetto Lumière,
che come noi abbiamo sviluppato e che ha l'obiettivo di questo che è più forte, che ha come obiettivo quello di riqualificare la rete della pubblica illuminazione, quindi di adattarla e renderla in grado di recepire il telecontrollo, quali tutte le altre tecnologie estremamente innovative che vi sono oggi sul mercato, e quindi poterle utilizzare, applicare e soprattutto gestire in maniera intelligente. Questo in un'ottica poi dello sviluppo appunto della Smart Cities. Progetto Lumiere, come dicevo, è un progetto nato 3 anni fa, è un progetto che l'Enea ha promosso, ma che si è sviluppato grazie alla partecipazione, al coinvolgimento e alla creazione di un network di operatori sia pubblico che privati, i quali hanno deciso, sono stati coinvolti, hanno deciso di lavorare con noi gratuitamente, volontariamente, proprio per promuovere l'efficienza energetica nel settore della pubblica illuminazione. Questo però non solo per facilitare, diciamo, favorire una riduzione dei consumi di energia elettrica, una riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, ma anche proprio per valorizzare o saper utilizzare il ruolo che la pubblica illuminazione ha, non solo nel delineare l'immagine del nostro paese, ma anche proprio nella gestione, nell'amministrazione del nostro patrimonio pubblico, del quale peraltro essa stessa è parte integrante. L'illuminazione pubblica peraltro è quella infrastruttura portante per lo sviluppo e per l'applicazione di tutti quegli smart service che poi ci portano allo sviluppo delle smart cities. Quello che noi abbiamo fatto è stato quello di individuare, innanzitutto di capire come mai un settore così avanti, nel quale vi sono le tecnologie, nel quale vi sono i professionisti e che prevede una riduzione dei consumi, addirittura che può andare fino al 50%, ovviamente dipende dallo stato di partenza dell'impianto, ma a livello nazionale gli impianti, diciamo, consumano molto, moltissimo, in maniera decisamente sproporzionata, capire come mai i consumi fossero così elevati. Peraltro è un settore nel quale è anche molto facile intervenire, perché si ha un unico elemento, un'unica struttura di riferimento che è quella del comune, quindi un unico interlocutore. E dall'altro vi è anche la possibilità di venire attraverso ad un audit energetico fatto bene, di pervenire alla conoscenza puntuale dell'impianto e quindi intervenire su di esso in maniera efficiente ed efficace. Quello che noi abbiamo fatto, quindi partendo da un'analisi del settore, è stato di individuare una metodologia operativa che partisse dal calcolo, diciamo, dall'analisi dell'impianto, quindi da un censimento dei punti luce, dalla conoscenza dello stato di partenza, e arrivare alla gestione finale, quindi intervenire proprio sul pubblico amministratore. Abbiamo sviluppato questa metodologia e soprattutto l'abbiamo suddivisa in diverse tappe. Per ognuna di queste tappe abbiamo sviluppato degli strumenti di supporto e dei veri e propri aiuti alle pubbliche amministrazioni. In particolare abbiamo creato queste delle linee guida che abbiamo sviluppato nel corso dei 3 anni e che sono state realizzate di concerto con tutti coloro che hanno lavorato con noi, nell'ambito delle quali sono trattate tutte quelle tematiche che un pubblico amministratore dovrebbe conoscere per affrontare in maniera intelligente, efficace la gestione del proprio impianto. Abbiamo sviluppato una scheda censimento, abbiamo sviluppato un modello di audit energetico, abbiamo appunto sviluppato le linee guida, abbiamo creato una scheda semplificata per la redazione dei piani della luce, abbiamo creato una sorta di scaletta su come redigere un bando di pubblica illuminazione. Insomma, abbiamo sviluppato questo percorso che, laddove seguito, dovrebbe portare alla gestione, ad avere un impianto riqualificato e pronto al recepimento di tutti gli smart service, quindi a sviluppare, poi partire, diciamo, con la programmazione delle smart city. Siamo anche diventati coordinatori del patto dei sindaci, quindi nell'ambito di questa attività vogliamo coinvolgere anche i comuni, proprio aiutare i comuni nella redazione dei SEAP, affinché, in quanto l'illuminazione pubblica è un piccolo pezzetto, ma è un pezzetto, come dicevo prima, fondamentale. Per fare tutto ciò i partner principali sono AGESI come associazione, diciamo, dell'ESCO, AIDI, ASSIL e CONSIP, che sta anche lavorando con noi per individuare una scheda censimento che possa essere eventualmente poi inserita sul mercato elettronico. Vuoi ecco, concludere? Quindi se i vostri interlocutori della pubblica amministrazione vi dicono che non sanno da dove cominciare, perché non sanno fare l'audit,
e non sanno proprio come fare, ditegli di seguire le linee guida dell'Enea. Beh, le hanno fatte, ci sono pubbliche. Sì, non è che gli abbiamo solo dato le linee guida, noi stiamo facendo, abbiamo già fatto quasi una ventina di giornate formative per i pubblici amministratori, ai quali sono stati invitati più o meno 6.000 comuni, e ne faremo ancora nel corso di quest'anno, in quanto l'obiettivo poi di questo progetto è quello di arrivare alla creazione di un osservatorio, di una sorta di think tank della pubblica illuminazione, che diventi un organismo di riferimento non solo per i pubblici amministratori, che sono sicuramente il nostro primo interlocutore, perché bisogna partire dal basso, al primo anello, diciamo, di questa catena, cioè creare rendere questo percorso assolutamente facilitato, e quindi attraverso questo osservatorio diventare anche un punto di riferimento per, non solo per le amministrazioni ma anche per le istituzioni, in modo tale che possano, diciamo, usufruire di questo network per prendere delle decisioni e quindi definire delle politiche poi per la gestione di questo settore. Vuoi aggiungere? Sì, ecco, la partnership industriale in cosa si esplica? Prego. Sì, molto velocemente, due sono i concetti, credo, che vadano un attimo enfatizzati. Uno è che... Mi scusi, non l'ho presentata, è Riccardo Gargioni, è direttore generale ASSI. Quindi lei rappresenta i produttori di sistemi per l'illuminazione. Per l'illuminazione e controllo, sì, e controllo, sempre dell'illuminazione. È chiaro che quando abbiamo abbracciato questo progetto, l'obiettivo era proprio quello di portare un contributo che fosse anche di tipo culturale, perché è stato ribadito in più occasioni, quello di cui noi oggi abbiamo bisogno è far capire le tecnologie e i vantaggi che essi rappresentano. Posso dire che questo primo risultato piano piano si sta ottenendo, anche se in termini culturali abbiamo ancora tanta strada da fare. Quello che io credo valga la pena questa sera ribadire è che adesso si deve passare al secondo, la seconda puntata. La seconda puntata, a mio parere, e anche Enea è d'accordo, consiste nel mettere insieme le tecnologie presenti nei vari comparti industriali, perché quando parliamo di smart city, quando parliamo di smart community, abbiamo bisogno di tutte le tecnologie, il controllo delle acque, l'antisismico, eccetera eccetera. Se si riesce o si riuscirà a fare un progetto globale, molto probabilmente le speranze di successo sono maggiori. Ecco, solo questo volevo un attimino enfatizzare. È ambizioso come progetto, però io sono abbastanza ottimista anche in questo paese, che qualcosa potremmo riuscire a cambiare tutti insieme. Però, ecco, i produttori di tecnologie cosa possono fare? I produttori di tecnologie devono partecipare attivamente a quelle che sono queste attività formative e informative, e poi dopo che vinca il migliore, ma siamo ancora nella fase di promuovere i sistemi, poi li venderemo. Quindi fare cultura tutti insieme anche mediante questi incontri, no? Esatto. E quindi siete qui, quanti vostri associati ci sono negli stand? Negli stand direi nessuno, perché è una tecnologia più industriale. Ok, però... Però ci siamo, partner, siamo qua. E siete qui, grazie. Allora, adesso i manager della gestione elettrica, esattamente di Luca Bertoni, consigliere Assoegge. Di che cosa si occupa Assoegge e che cosa possono fare i manager dell'energia per migliorare e far diventare realtà le nostre città come in chiave smart? Buonasera a tutti, anzitutto due parole sulla figura dell'EGE, che è una figura le cui competenze sono certificate in base ad una normativa tecnica che è uscita nel 2009, e le persone fisiche che possono fregiarsi della qualifica di esperto in gestione dell'energia sono sul portale di Accredia. Noi siamo figure professionali certificati da un soggetto terzo accreditato.
siamo suddivisi in due settori, uno civile e uno industriale, ed operiamo sotto tre vesti fondamentalmente: consulenti privati, all'interno di società che forniscono servizi energetici, all'interno di aziende di industrie. Nell'ambito del tema di oggi, Smart City, il nostro ruolo qual è? Come diceva la collega ingegnere Girdinio, molti interventi, noi ci occupiamo di energia, quindi gli interventi che si occupano di energia all'interno di Smart City nascono e sono previsti all'interno di uno strumento di programmazione più ampio, che è il piano d'azione per l'energia sostenibile, che è lo strumento attraverso il quale i comuni hanno aderito al patto dei sindaci. Questo strumento, che è a tutti gli effetti un sistema di gestione per l'energia nella politica ambientale ed energetica di un comune, prevede che tutta una serie di interventi siano identificati, quantificati negli obiettivi e declinati nei sistemi di misurazione ex post, quindi a intervento realizzato. E qui dove entriamo in campo noi come EGE, dove il focus è sulla diagnosi energetica, perché ogni intervento deve poter essere quantificato, la diagnosi deve essere svolta da un soggetto terzo, in questo caso siamo noi che spesso svolgiamo questo tipo di attività, perché la diagnosi deve andare a capire quali sono gli attuali sistemi e livelli di efficienza e i margini di miglioramento. L'intervento poi nostro, altrettanto importante, è in fase di realizzazione dell'intervento, ma soprattutto a intervento realizzato, dove andiamo a misurare gli effetti dell'intervento realizzato. Abbiamo parlato di pubblica illuminazione, non abbiamo parlato finora di efficienza nella climatizzazione di tutti gli edifici, parliamo di trasporti. Tenete conto di una cosa importante che ce ne ha già parlato, il patto dei sindaci, il piano d'azione, ha come obiettivo la riduzione del 20% delle emissioni al 2020, ma non solo dei servizi, degli immobili direttamente gestiti dalla pubblica amministrazione, ma lo scopo è quello di raggiungere questo obiettivo sull'intero territorio comunale. Quindi in questo caso la pubblica amministrazione deve essere in grado di fare efficienza e, come dice la direttiva europea, il 115 del 2008, di avere un comportamento esemplare, ma soprattutto deve essere capace di far fare agli stakeholders, quindi aziende, cittadini, soggetti terzi, incentivare certi interventi e andare a misurarli. E allora la cabina di regia, si è parlata di data room, la cabina di regia del piano d'azione e degli interventi ricompresi nelle smart city sono quelli in capo alla pubblica amministrazione. Ecco allora che il ruolo dell'EGE è la figura che affianca il coordinatore di questo piano a livello di pubblica amministrazione, programma gli interventi, li misura e poi fa tutta quell'azione costante di monitoraggio che è in grado poi di poter comunicare anche gli interventi realizzati e i risultati raggiunti. Ecco, questo. C'è un osservatorio che avete elaborato sulle barriere culturali. Quali sono le barriere maggiori che trovate al vostro operato come energy manager? Allora, ho fatto uno studio FIRE, che è la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia, che è un soggetto giuridico che tiene l'elenco delle nomine degli energy manager all'interno delle aziende, ma quello che vediamo nella vita di tutti i giorni, la difficoltà nostra è quella di superare, diciamo, la pigrizia umana, superare certi preconcetti, stanare le persone dalle comode poltrone per portarle a fare percorsi di efficienza energetica. E noi possiamo dire a queste persone: guarda che misurando i risultati ti possiamo garantire numeri, oppure ti possiamo raccontare che nel comune vicino questo intervento ha portato questi risultati, e con i numeri convincere le persone. Quindi l'ostacolo maggiore è culturale. Ora voi cosa preferite? Grazie, che continuiamo il networking scambiando biglietti da visita e conoscendoci, oppure volete fare delle domande in pubblico? Che dite?
continuiamo così, ognuno sceglie il suo interlocutore one to one. Allora, perfetto, io vi ringrazio, buon proseguimento di lavori e appuntamento a domani, direi, ancora con il forum telecontrollo. Grazie.